Ciao a tutti e benvenuti dal vostro Vince. In questo video andremo ad aprire insieme un box della nuovissima espansione Pokémon Sole e Luna Legami Inossidabili. Permettetemi, prima di tutto, di ringraziare Pokémon per avermi regalato questo box affinché io potessi fare questo video. Ma ora non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire cosa si cela all'interno di questo box. All'interno ci sono, come al solito, 36 bustine. Ok, la scatola la teniamo per mettere le carte che troviamo, le carte comuni, eccetera. Bene, vai, che la forza sia con noi. Il codice, ve lo faccio vedere bene. Ok, potete riscattarlo, questo ve lo regalo. E poi vediamo, allora. Insieme, siamo alla ricerca di Pokémon GX. Wow, un Ultra Ganache Reverse. Bellissima questa carta. È un cristallo di fuoco. Il cristallo di fuoco sarà molto utile nel competitivo. Durante questo video vi darò anche qualche suggerimento tecnico per quanto riguarda il competitivo, carte che si possono usare. O che diciamo sì, si potranno usare in futuro, nel futuro prossimo, quanto a mondiali, eccetera. Ora, altra bustina. Caterpie. Saluto il mio amico ai Caterpie. Wow, Ghastly Reverse. Ghastly è la base del mio Pokémon preferito in assoluto, che ovviamente è Gengar. Bustina non bellissima, vi regalo il codice. Dando un occhio a questa espansione sui vari siti, intanto vi regalo un altro codice, sui vari siti che diciamo pubblicano in anteprima la composizione dei set. Si vede chiaramente che sarà un meta leggermente sbilanciato verso il fuoco. Bellissimo questo Meltan. Non a caso abbiamo trovato per esempio cristallo di fuoco prima, eccetera. Altra bustina, diciamo un po' così così, la bustina che io chiamo collezionista, perché trovi carte che generalmente non si giocano in competitivo, che però uno che colleziona necessita. Codice. Ho deciso che ve le apro così, in modo da lasciarvi fino all'ultimo energia. E ora? No, Porygon Z. Comunque una Raraolo la teniamo in parte. Codice. Scatola sorpresa con il mio bellissimo Gengar ritratto. Credo di aver intravisto qualcosa, un bordo. Oh, Eltysurge, bellissimo. Questa carta è veramente forte. Dice, puoi giocare questa carta solo se hai più carte premio rimanenti del giocatore avversario. Ma la cosa forte qual è? Che durante questo turno puoi giocare tre carte aiuto, compresa questa. Ovvero, giocate questa carta aiuto e poi altre due. Per esempio, che ne so, un Guzman per portare attivo un Pokémon che vorreste mettere KO, un Pokémon avversario ovviamente, e magari una Camilla per rimescolare la mano perché tutto sommato non vi piace, non avete carte troppo utili, siete alla ricerca di altre carte. Quindi questa strategia di Eltysurge è veramente veramente forte. Qua ci sarà l'energia, la teniamo in parte questa. Qua ci sarà l'energia. Scatola sorpresa l'abbiamo vista. Wow, Greninja e Zoroark.
nella loro versione rainbow. Io quando apro box ho sempre con me delle perfect size, in modo da proteggere le carte che apro. Una carta veramente, veramente bella. Andiamo a leggerla insieme. Allora, ha un attacco che si chiama Nero Pulsar, che infligge 30 danni più, ok? Altri 30 danni per ogni energia buio, oscurità, assegnata ai tuoi Pokémon. Ha un attacco GX veramente, veramente carino, che dice: prendi due Pokémon GX buio e Pokémon EX buio in qualsiasi combinazione dalla pila degli scarti e mettili nella tua panchina. Questo al costo di un'energia buio, oscurità, che dir si voglia, e un'energia in colore. Come tutti gli attacchi GX dei Pokémon alleati, o tag team come volete chiamarli, ha un effetto aggiuntivo in base alle energie che si hanno assegnate. In questo caso dice: se questo Pokémon ha almeno un'energia extra assegnata in aggiunta a quelle del costo, ok, assegna a ciascuno dei Pokémon che hai messo in panchina in questo modo due carte energia dalla tua pila degli scarti. Ora, nel formato standard, quindi quello che ora si gioca da Sole e Luna in poi, ma che da agosto diventerà Ultra Prisma, sì, Ultra Prisma On, cioè da Ultra Prisma in poi, è forte, ma non è così devastante. Nel formato esteso invece è veramente, veramente forte, perché hai delle carte come, per esempio, il compressore lotta, che ti fa prendere tre carte dal mazzo e te le fa mettere nella pila degli scarti. Quindi tu ti vai a prendere i due Pokémon GX o EX che siano, ti vai a prendere un'energia, ne puoi giocare un altro e ti vai a prendere le altre tre energie, dopodiché attivi l'attacco GX di Greninja e puff, ti riporti in campo due Pokémon che potrebbero essere per assurdo Incineroar. Incineroar se le va a prendere le carte energia con la sua abilità, Incineroar GX, e quindi riesci a scatenare in un turno davvero molti molti danni. Inoltre nel formato esteso esistono le Dark Patch, che ti permettono di assegnare una carta oscurità dalla pila degli scarti a un tuo Pokémon oscurità in panchina. Veramente forte, bella, bella piccata questa. Eccoci qua. Comunicazione di servizio: nel frattempo c'è stato un imprevisto tecnico e quindi ci siamo persi l'unboxing di un paio di bustine, che però brevemente vi riassumo in queste signore sbustate qua. È uscito un Esilio di Giovanni, che è una carta aiuto molto carina, che dice: scarta fino a due dei tuoi Pokémon in panchina che non hanno segnalini danno insieme a tutte le carte ad essi assegnate. E questa carta è molto utile quando abbiamo Pokémon come Rhydon, per esempio, che ha un attacco chiamato Lavoro Sporco. Dice: scarta la prima carta del mazzo del tuo avversario. Se hai giocato Esilio di Giovanni in questo turno dalla tua mano, scarta invece le prime 5. Quindi è una carta molto forte in determinate situazioni, se la vostra idea di mazzo è quella di far perdere l'avversario in quella maniera, diciamo facendogli finire appunto le pescate. Un'altra carta carina che è uscita è Maestro Carta dell'Ultra Foresta. Dice che durante questo turno i danni inflitti dalle tue ultra creature non sono influenzati da alcun effetto presente sul Pokémon attivo avversario. Per esempio, se la vostra ultra creatura è un Pokémon GX, come sapete non può infliggere danni a Upa, quell'oscurità di leggende iridescenti, perché appunto ha questa abilità che dice: previene i danni dagli attacchi di Pokémon GX o EX. Con questa carta voi ignorate quell'effetto, quell'abilità, e infliggete i danni. Nero Pietra, carta molto carina, che dice: cerca nel tuo mazzo un Mismagus, oppure un Honchkrok, oppure un Chandelure o un Edgeslash, Pokémon GX inclusi, indifferente,
che si evolve da uno dei tuoi Pokémon in gioco e metticelo sopra. Cosa significa? Che se voi avete Markrow, per esempio, già di turno 1, come dice appunto la carta, già nel vostro primo turno o addirittura nello stesso turno in cui il Pokémon entra in gioco, cosa che per regola non si potrebbe fare, ma che questa carta ci permette di... potete appunto evolvere questo Pokémon. Carta molto forte, Pokémon molto utili, se li troviamo li vedremo insieme, altrimenti ve li spiegherò. Bene, quindi facciamo un attimo di ordine e poi andiamo avanti. Terrò le carte volentieri. Codice. Ok. E ora Pikachu, sempre bello trovare Pikachu. Ora io non vi voglio annoiare con le mie nozioni tecniche riguardo Pokémon, spero di non farlo, però non voglio limitarmi al semplice video di unboxing o guarda che bello ho trovato la GX. No, cerco di dirvi guarda questa GX può essere molto forte in competitivo, può essere utile, piuttosto che tienila per collezione perché è un bel disegno. Questo è quanto. Stessa cosa con le carte, diciamo, aiuto, le carte allenatore, i Pokémon non GX. Andiamo a scoprire qual è la rara Quagsire. Tapso carta aiuto che dice: puoi giocare questa carta solo se scarti due energie acciaio che hai in mano. Rimischia una carta allenatore dalla tua pila degli scarti nel tuo mazzo. Allora, carta allenatore, non so, allora, a me onestamente non piace come supporter. Sprecare una supporter per rimescolarsi una carta allenatore, quando in realtà ci sono dei metodi appunto per riprendersela in mano dagli scarti, non so, non la vedo, però c'è, quindi vediamo se magari in un futuro avrà un utilizzo. Codice. Intanto vi invito a, se vi piace il video, a lasciare il like al canale, il like al video, perché io onestamente spero sia il primo di una lunga serie, e perché comunque Pokémon è la mia passione. Oh, Pokégear, questa adesso ve la spiego. Pokémon comunque è la mia passione, la passione che lega a me, a mio figlio, e è un gioco divertente, è un gioco molto molto carino. Credo intanto di aver visto qualcosa che non dovevo vedere. Magari l'avete visto anche voi. Andiamo a vedere cosa si cela qua dietro. Oh, Lucario e Melmetal. Saluto il mio amico Alessandro, che è innamorato di questa carta. Pokémon GX alleati. Molti punti vita, 260. Un attacco che al costo di una doppia incolore, diciamo, cerca nel tuo mazzo una carta energia acciaio e assegnala questo a Pokémon e poi rimischia le carte del tuo mazzo. Cosa vuol dire? Che voi nel primo turno in cui potete attaccare gli assegnate una doppia, infliggete 50 danni e gli caricate la terza energia. Turno successivo, dalla mano, andrete a caricare la quarta energia utile per l'attacco, 150 danni. Con l'attacco GX, al costo di un'energia in colore, dice: per il resto della partita i tuoi Pokémon acciaio subiscono 30 danni in meno dagli attacchi del tuo avversario. Ok. Inoltre, se questo Pokémon ha almeno un'energia extra assegnata, quindi con la doppia, scarta tutte le energie assegnate al Pokémon attivo del tuo avversario. Cosa significa? Giocate contro un mazzo, andiamo proprio nel peggiore dei casi, contro un mazzo Charizard. Peggiore dei casi perché Lucario Melmetal è debole. Con l'attacco GX, diciamo,
gli scartate tutte le quattro energie che lui può essersi assegnato durante il suo primo turno, con l'ausilio di carte aiuto, quali chiave, quali saldatrice, eccetera. Quindi è un Pokémon comunque molto forte. Lo mettiamo nella perfect size, come vi ho detto prima. Poi andiamo a vedere quest'altra carta, Pokégear. Pokégear è una carta strumento che dice: guarda le prime 7 carte del tuo mazzo, puoi mostrare una carta aiuto presente tra esse e aggiungerla alle carte che hai in mano, poi rimischia. Diciamo, magari partite male e non avete una mano bellissima, vi manca la carta aiuto per poter partire, per poter pescare. Avete questa in mano, la giocate, tra le prime 7 carte si spera che una mezza soluzione la si possa trovare, ecco. Carta assolutamente da utilizzare in competitivo, molto forte, molto carina. Codice. Cubone. Oddish. Oddish è sempre bello. Golbat. Zubat e Golbat nella stessa bustina. Isola tossica. Un altro Pokémon, chiamiamolo Baby. L'energia. E andiamo a scoprirlo insieme. Oh, Honchkrow, perfetto. Ne parlavamo giusto prima. Tanto lo mettiamo subito a proteggere qua. Honchkrow dice: fin tanto che questo Pokémon è il tuo Pokémon attivo, il tuo avversario non può giocare le carte oggetto Pokémon, energia speciale o stadio che ha in mano. È il vecchio attacco Chaos Wheel, attacco di Giratina EX, ma anche di Miss Majus di qualche espansione fa. È bello adesso perché? Perché adesso ci sono molti mazzi che giocano le energie unione, le energie doppie. Quindi avere questo Pokémon che dice no, non la puoi giocare con l'energia, è davvero carino. La sfortuna è la debolezza, elettro, e in un metagame in cui vediamo tanti Zekrom, diciamo, non è proprio il massimo essere deboli elettro. In un futuro magari potrà tornare utile, questo sicuramente. Codice. Diglett. Questo è un altro Pokémon che va in combinazione con la carta Esilio di Giovanni. Infatti la sua abilità dice: se scarti questo Pokémon per effetto di Esilio di Giovanni, scarta la prima carta del mazzo avversario. Quindi immaginate di avere due Diglett in panchina e Rhydon davanti che attacca. Cioè, voi state scartando 7 carte dalla cima del mazzo del vostro avversario. Quindi, insomma, fastidiosa come tattica. Poliwag. Litten. Un'altra Ultra Ganasce. Outer. Questa è l'energia. Salazzle. Salazzle ha un'abilità veramente, veramente interessante, che dice: una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi scartare una carta energia fuoco che hai in mano. Se lo fai, peschi 3 carte. È nient'altro che la fabbrica del fuoco, la Stadio Prisma, che dice: scarta una carta fuoco, pesca 3 carte. Comunque un buon supporto per i mazzi fuoco, per le pescate, eccetera. Ultra Ganasce, che prima non abbiamo visto, abbiamo trovato ma non abbiamo visto, dice:
Se hai esattamente 6 carte premio rimanenti e se il Pokémon GX o EX attivo del tuo avversario viene messo KO dai danni di un attacco dell'ultra creatura a cui è assegnata questa carta, peschi una carta premio in più. C'è una combo, una combinazione di carte che è difficilissima da mettere in atto, ma chi lo sa. Buzzwole e Feromosa GX hanno questo attacco, appunto attacco GX, che dice che se il Pokémon attivo dell'avversario viene messo KO con questo attacco, prendi 2 carte premio in più. Questo cosa significa? Che se davanti a noi abbiamo un Pokémon GX, ok, di base prenderemmo 3 carte premio, 2 in aggiunta grazie all'attacco GX di Buzzwole e Feromosa sarebbero 5, con Ultra Ganache sono 6. Ora, come si fa a caricare Buzzwole e Feromosa? Mi pare che l'attacco GX intanto infligga pochi danni, 50 o 60, speriamo di trovarlo in modo da potervelo spiegare meglio. Intanto infligge 50 o 60 danni. In più, per fare l'effetto che prevede di farvi pescare 2 carte premio in più, mi pare costi 7 energie. Ciò significa che dovete giocare i cerchi creatura, che vi permettono di cercare appunto queste carte energie nel mazzo e assegnarle alla vostra ultra creatura. Però è una cosa fattibile, quindi vi serve Buzzwole Feromosa, che l'avversario sia a 3 o 4 premi, che l'avversario sia un tag team, questa assegnata, 4 B-string o cerchio creatura, che dir si voglia. Insomma, tanta fortuna, però è una combo fattibile, di molto difficile ma fattibile, e sarebbe ed è molto carino secondo me chiudere con dicendo: guarda, ti ho fatto un KO, 6 premi. Prossima bustina, il codice. Caterpie, saluto il mio amico Alessandro ai Caterpie. Clefairy e Clefano nella stessa bustina. Ecco che mi è venuto in mente, rispetto ai vecchi Pokémon Baby, questi non si possono evolvere nel diciamo Pokémon base, mentre i vecchi Pokémon Baby potevano farlo. Zero ora, di zero ora c'è anche il mazzo starter e andrò ad illustrarvelo quando sarà il momento di vedere i mazzi starter. Ok, ora. Il codice. Un altro Diglett. Sembra una bustina fotocopia di quella di prima. Saldatrice, questa ora andiamo a vederla. Cappuccio furtivo anche. L'energia. Niente di buono se non queste due, vediamo. Allora, cappuccio furtivo. E intanto è una carta oggetto Pokémon, quindi va assegnata. E dice: previeni tutti gli effetti delle abilità del tuo avversario inflitti al Pokémon a cui è assegnata questa carta. Rimuovi anche tutti gli effetti esistenti dello stesso genere. Esempio, davanti a noi abbiamo Decidueye. Decidueye dice: infliggi con abilità, infligge 20 danni a un Pokémon avversario. È un'abilità, questo cappuccio la previene. Veramente molto carina come carta. Saldatrice, questa credo sia una delle supporter veramente più utili di questa nuova espansione. Dice: assegna fino a 2 carte energia fuoco dalla tua mano a uno dei tuoi Pokémon. Se lo fai, pesca 3 carte. Ciò significa che noi, avendo 2 carte energia, diciamo anche di primo turno, abbiamo 2 carte energia fuoco, le possiamo assegnare a Blacephalon piuttosto che Charizard Reshiram. Se lo facciamo peschiamo anche 3 carte, cioè oltre ad assegnare 2 energie in più oltre a quella di turno, quindi sono 3 energie nel primo turno, ci fa anche pescare 3 carte. Questa carta è splendida e sarà veramente molto molto utilizzata. E
E non vi nascondo che io preferisco la versione full art di quella, è veramente molto bella. Codice. Intanto vi invito a dirmi quali sono i vostri Pokémon preferiti, se giocate nel competitivo quale mazzo pensate di farvi, cosa ne pensate della rotazione, poi ne parleremo, ci sarà un articolo dedicato alla rotazione. Qua abbiamo trovato un'esplorazione di verde, che è una carta molto molto carina che vi illustrerò dopo, e anche Weezing. Weezing non è il mio Pokémon preferito a livello di competitivo, a livello di gioco, però è carino. Vediamo insieme Weezing, prima di tutto. Dice, abilità, fin tanto che questo Pokémon è il tuo Pokémon attivo, tra un turno e l'altro metti un segnalino danno su ciascuno dei Pokémon base del tuo avversario. È una sorta di Ara del Giudizio, però per tutti i Pokémon base. Avversari, neanche i vostri. E poi ha un attacco che con una doppia incolore fa questo attacco, allora fa 40 di base. E poi dice, questo attacco infligge 20 danni a ciascun Pokémon nella panchina del tuo avversario che abbia dei segnalini danno. Quindi tutti i base ai quali tra i turni avete inflitto 10 danni, successivamente con l'attacco subiranno 20 danni aggiuntivi. Capite che è una carta davvero carina, la teniamo. Esplorazione di verde, carta aiuto. E dice, questa carta la puoi giocare solo se hai in gioco Pokémon senza abilità. E questa sarà una delle carte fondamentali per il mio mazzo Gengar Mimikyu. Cerca nel tuo mazzo fino a due carte allenatore, mostrale e aggiungile alle carte che hai in mano. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Cosa significa? Sto giocando un mazzo Gengar Mimikyu. Ho Gengar Mimikyu attivo, ho il fossile in panchina, perché ovviamente verrà giocato con Omastar. Non ho Pokémon con abilità, mi vado a cercare la mia caramella rara che mi permette di evolvere il fossile in Omastar e una carta X che mi può servire, una qualunque altra carta allenatore, per esempio una carta aiuto per il turno successivo in modo da poter pescare, partire, eccetera. Questa è una carta veramente molto forte, secondo me. A voi il codice. Un altro Diglett. Ah, pensavo di trovare Inkay come le altre bustine. Melmetal, la versione rara. Energia, accelerazione tripla. Un altro Pokégear. L'energia. E dietro qua si cela. Sfida di rosso. Questa carta sa il fatto suo. Partiamo dall'energia accelerazione tripla. È una carta che può essere assegnata solo a Pokémon Evoluzione e se questa carta viene assegnata a uno dei vostri Pokémon, la scartate alla fine del turno. Fornisce 3 energie in colore solo quando è assegnata a un Pokémon Evoluzione. Scarta questa carta se è assegnata ad un Pokémon che non è un Pokémon Evoluzione. Quindi, se avete un fase 1 piuttosto che un fase 2 che attacca con 3 energie in colore, o per esempio Whimsicott GX che fa danni addizionali in base alle energie che avete assegnate al Pokémon stesso, questa può essere un ottimo boost. Io la terrei assolutamente in considerazione. Pokégear l'abbiamo già visto insieme. Sfida di rosso. Per chi si ricorda la vecchia computer search, ricerca computerizzata, questo è quello che fa sfida di rosso. Scarti 2 energie dalla tua mano, vai a cercarti una carta nel mazzo. No, no, scusate, scarti 2 carte, non energia. Scarti 2 carte qualunque dalle carte che hai in mano e vai a cercarti nel mazzo una qualunque carta. Questa può essere un'ottima chiusura. Sapete esattamente cosa vi serve, andate a cercarvelo e la giocate. Codice per voi. Mistrous sarà la base di Mismagius, quindi io inizio già a tenerla in parte.
Isola Tossica. Isola Tossica dice: ogni volta che uno dei giocatori scambia il proprio Pokémon attivo avvelenato con uno nella propria panchina, con l'effetto di una carta allenatore, quindi diciamo se voi scambiate con Switch perché il Pokémon è avvelenato, quello che diventa attivo subirà l'avvelenamento, come diciamo l'avvelenamento rimane attivo, ecco, questo è un po' la sostanza. Centrale elettrica, carta molto carina, Ultra Ganache, un'altra, Frogadier, l'energia, Mewstick. Allora, io terrei a mente queste. Ultra Ganache l'abbiamo già vista, Misdravus la teniamo perché è la base di Miss Magus, che è molto forte, ve lo spero di trovarlo per spiegarvi cosa fa. Centrale elettrica dice: le abilità dei Pokémon GX e EX in gioco, sia tuoi che del tuo avversario, non hanno effetto. E la mettete in gioco e ciao Zoroark, come stai, per esempio? E addio trade, addio abilità di Lycanroc che rompe l'energia, o quella che tira avanti il Pokémon dalla panchina. È una carta fastidiosa, una carta stadio veramente fastidiosa. Il codice. Cristallo di fuoco Reverse, veramente carina come carta, mi piace tantissimo. Nina, da ora ve la spiego. Tyrogue, un altro Pokémon baby. Picchetto rompighiaccio, una carta che mi piace molto. L'energia. Dietro il cristallo, oh, Miss Magus, perfetto. È stata una bustina veramente molto bella. Niente GX, ma una bustina molto molto bella. Cristallo di fuoco, già la conoscete. Andiamo per ordine di bellezza. Nina, guarda le prime 4 carte del tuo mazzo e aggiungi 2 di esse alle carte che hai in mano, poi rimischia. Non è un pesco 2, ma è un pesco 2 su 4. Si può usare, diciamo, ecco. Picchetto rompighiaccio, guarda le prime 3 carte del mazzo del tuo avversario e scegline una. Il tuo avversario rimischia le carte che ha nel suo mazzo, dopodiché metti la carta che hai scelto in cima. Cosa si può fare con questa carta? Intanto controllare la pescata del vostro avversario. Cioè, supponiamo che il vostro avversario non abbia carte in mano, quindi sia alla ricerca di una supporter per pescare, di una carta aiuto. Voi guardate le prime 3 e vedete che c'è un'energia che non gli servirà a nulla, piuttosto che un Pokémon base che non gli servirà a nulla, e dite ok, allora ti tieni in cima il Pokémon base e mi rimescoli le altre, così la prossima pescata so che non hai pescato nulla e posso fare il mio gioco. Altro modo è quello di magari trovate qualcosa che a voi darà fastidio nell'arco della partita, giocate questa carta, la mettete in cima, esilio di Giovanni, vi togliete 2 Diglett e sicuramente gliela scartate. Molto molto forte. Miss Magus. Miss Magus, ricordiamo, con la pietra oscura si può evolvere nel primo turno, dice: una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi pescare fino ad avere 7 carte in mano. Se hai pescato delle carte in questo modo, metti questo Pokémon KO. Cosa significa? Voi regalate un premio all'avversario, però è altrettanto vero che in questo caso attivate tutto ciò che riguarda Counter Catcher, Counter Energy, magari gli stessi B-String. Ci sono molti mazzi che giocano sul saltare il range dei cerchi creatura. Quindi cercano di andare da 5 a 2 premi. Uno di questi mazzi è niente po' di meno che Zekrom. Cioè fa un KO da un premio, va a 5. Dopodiché con i GX, tendenzialmente vi ammazza un GX e uno normale, o 2 GX, e salta da 5 a 2 o un premio addirittura. Con questa carta voi potete impedirglielo. Quindi è vero, lui è a 5 premi, ok, io mi metto KO il mio Miss Magus, pesco fino ad avere 7, tu vai a 4 premi, io attivo i miei B-String. Quindi questa è una carta da tenere in considerazione, molto carina e molto forte, secondo me. È comunque un motore di pescata. Il codice. Diglett di Alola. Radar elettromagnetico...
è una carta un po', diciamo, anonima, non riesco a capire se sarà forte o meno. Allora, beh, Cappuccio l'abbiamo già visto. Radar elettromagnetico dice: puoi giocare questa carta solo se scarti due carte che hai in mano. Una sorta di Ultra Ball. Perché? Perché poi dice: cerca nel tuo mazzo fino a due carte GX elettro o IX elettro in qualunque combinazione, mostrali e aggiungile le carte che hai in mano. Ora, post rotazione, le Ultra Ball se ne andranno. Cosa comporta questo? Che molti mazzi non potranno più cercarsi i Pokémon in maniera agile, ecco. Questa può aiutare, vediamo se la famiglia Elettro continua a tenere banco, ecco. Intanto metà, più di metà box se n'è andato. Ora, codice. Intanto qua sto riempiendo di cartacce. Golbat Reverse, amuleto folletto. Gli amuleti folletto iniziano ad acquisire un senso. Anche Dojo di arti marziali è carina. Dopo Golbat c'è Dutrio. Allora, carte interessanti in questa bustina sono il Dojo di arti marziali. Dice: gli attacchi dei Pokémon che non sono ultra creature che hanno energie lotta assegnate infliggono 10 danni in più. Ricordiamo che le stadio hanno effetto per entrambi i giocatori. I Pokémon a cui sono assegnate energie lotta infliggono 10 danni in più. Se il giocatore che sta attaccando ha più carte premio rimanenti del proprio avversario, infligge 40 danni in più. Motivo, ok, magari non è giocabile come cosa, ma Miss Magus vi attiva anche questo. Cioè, tu avversario hai più premi di me, hai meno premi di me, quindi io faccio 40 danni in più. Amuleto folletto abilità dice: previene tutti i danni inflitti al Pokémon folletto a cui è assegnata questa carta dagli attacchi dei Pokémon GX e X del tuo avversario che hanno abilità. È uno dei modi per salvare, diciamo, il Gardevoir Sylveon. Gli amuleti credo inizieranno ad avere un senso, lo spero più che altro, io che amo il tipo folletto. Espur, carino, Reverse, Tyrog, altro Pokémon Baby, un altro amuleto abilità, un'altra tripla, e dietro Espur un Lucario. Lucario è un peccato voglia due energie metallo, altrimenti sarebbe veramente forte. Dice: se hai assegnato una carta oggetto a questo Pokémon dalla tua mano durante questo turno, questo attacco infligge 70 danni in più. Ci sono dei modi per riprendersi in mano le carte oggetto, riassegnarlo ogni turno, quindi tutto sommato non è così male come Pokémon. Questa l'abbiamo già vista e questa l'abbiamo già vista. Siamo in carenza di Pokémon GX e di carte veramente rare ultimamente. Credo sia giunto il momento di trovarne un altro po'. Sarandit, Togetic, bellissimo, guardate che bel disegno che ha. Scatola sorpresa, una delle mie carte preferite. L'energia. E dietro Togetic abbiamo una carta alleato. Gardevoir e Sylveon, ne abbiamo parlato proprio un attimo fa, giusto un attimo fa. Allora, che cosa fa Gardevoir e Sylveon? Intanto la proteggiamo. Gardevoir e Sylveon dice: canto di fata, cerca nel tuo mazzo fino a due carte energia folletto e assegnale a piacimento ai tuoi Pokémon in panchina. Dopodiché rimischia le carte, fa il vecchio Geomancy di Xerneas. Dopodiché, con due energie più una in colore, fa 150 e puoi distribuire a piacimento le carte energia assegnate ai tuoi Pokémon.
con l'attacco, cioè questo cosa vi permette, scusate, premessa, parentesi, questo attacco Kaleido Tempesta vi permette di, ok, il mio Pokémon sta per andare KO, perfetto, faccio 150 danni, non ho modo di ritirarlo, però almeno ho modo di salvare le energie. Attacco GX 200 con 3 energie folletto più, allora, se questo Pokémon ha almeno 3 energie folletto extra, il tuo avversario rimischia le carte che hai in mano nel proprio mazzo. Ciò significa che io ti sto infliggendo 200 danni, tendenzialmente ti sto mettendo KO un Pokémon, in più ti tolgo la mano, tu rimescoli le tue carte nel mazzo e basta, non ripeschi, non fai nulla, quindi se hai fortuna ti riprendi, altrimenti resti senza carte in mano e un Pokémon che ogni turno ti fa 150. È una carta utilizzata nei tornei giapponesi, secondo me è molto carina, e poi è folletto e rosa, ragazzi. Chi non ama rosa? Un sacco di carte... Oh, doppio Rattata, Reverse no. Raticate, giustamente, viaggiano in coppia. Nina, ne teniamo un'altra in parte. E dietro Rattata abbiamo Darmanitan. Ecco, queste sono quelle che io chiamo le bustine vuote, diciamo, quelle un po' sfortunate. Vediamo un attimo. Abbiamo trovato un sacco di bustine, quelle che io chiamo collezionista, cioè il collezionista è colui, secondo me, che cerca un po' la varietà, no? Cioè, mentre il giocatore competitivo cerca, che ne so, 4 Froakie, il collezionista cerca diverse carte ed è giusto così, diciamo. È giusta la varietà del... Oh, Chargebug, carino. Centrale elettrica, Trappola di Koga, quella è una carta aiuto veramente forte. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo trovato di buono qua. Chargebug dice: una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi assegnare questa carta dalla tua mano a uno dei tuoi Vikavolt o Vikavolt GX come carta energia speciale. Questa carta fornisce 2 energie elettro solo quando è assegnata ad un Pokémon. Avete un Vikavolt, parliamo di pre-rotazione. Avete un mazzo Rayquaza, giocate Vikavolt, avete Chargebug in mano, assegnate Chargebug a Vikavolt, il vostro Rayquaza per magia fa 60 danni in più e senza aver assegnato ancora effettivamente energia. Centrale elettrica l'abbiamo già visto. Trappola di Koga dice: il Pokémon attivo del tuo avversario viene confuso e avvelenato. Cioè, avere una carta che va comunque in combo con un'altra è sempre carino. Questa in particolare va in combo con Venomoth GX, che dice: se hai giocato Trappola di Koga questo turno fai 90 danni in più. Su un attacco da 110 vuol dire che fare 200 più il veleno sono 210 danni in un turno, insomma fa male, ecco. Vediamo, allora, il codice storto era, che sia di buon auspicio. Un altro picchetto rompighiaccio, un altro Chargebug. Spinner energetico è una carta che stiamo aspettando da espansioni. Avete visto anche voi? Bellissima. Full art. Io adoro le carte folletto full art. Questa qua vi ho appena spiegato cosa fa, quindi la posso appoggiare qui a lato. Spinner energetico è una carta che è uscita promo in Giappone e che noi aspettavamo da diverse espansioni, da almeno 3, credo, da Celestial Storm. Dice: cerca nel tuo mazzo una carta energia base, mostrala e aggiungila alle carte che hai in mano. Se inizi per secondo ed è il tuo primo turno, cerca invece fino a 3 carte energia base invece che una. E questa è una carta veramente forte, ragazzi. Chargebug l'abbiamo già visto, e picchetto rompighiaccio anche. Abbiamo trovato veramente una bella bustina.
il codice. Perdonatemi se vado veloce nelle carte comuni, non comuni, eccetera, ma sappiamo tutti quali sono le carte belle. Carbominable in doppia copia. Cristallo di fuoco l'abbiamo già trovato. Per chi non avesse visto ve lo riassumo, dice: prendi tre carte energia fuoco dalla pila degli scarti e aggiungila a quelle che hai in mano. Blacephalon, per esempio, un po' comunque quando attacca scarta carte, con quello, con questa cristallo di fuoco ve le potete riprendere semplicemente. Il codice. Saldatrice Reverse, il Blacephalon di cui parlavo poco fa, un'altra scatola sorpresa e un Torrecat. Allora, scatola sorpresa l'abbiamo vista, saldatrice l'abbiamo vista. Blacephalon dice 10 più, gira a faccia in su una delle tue carte premio a faccia in giù. Se quella carta premio è una carta energia fuoco, questo attacco infligge 50 danni in più. Attacco così così. L'attacco da 3 energie dice invece palla di fuoco circense, 50 per, scarta un qualunque numero di energie fuoco che hai in mano e questo attacco infligge 50 danni per ogni carta che hai scartato in questo modo. Capite che voi di T1 potete fare veramente molti danni, specie perché energia dalla mano più saldatrice gliene metto altre 2, lui già può attaccare. Esiste una carta che si chiama Pietra Focaia che ve ne fa cercare ben 4 nel mazzo, quindi capite da soli che è un mazzo veramente forte, secondo me dirà la sua. Il codice. Niente di ottimo in questa bustina per il momento, infatti una bustina non proprio bellissima. Siamo quasi giunti alla fine, io spero di non avervi annoiato, spero vi sia piaciuto tutto, anche le mie spiegazioni. Diciamo che, come ho già detto, tendo a non voler fare gli spacchettamenti proprio per come vengono chiamati spacchettamenti, ma faccio un unboxing in maniera, diciamo, più mirata. Voglio spiegarvi cosa fanno le carte e perché. Stacca-attacca è carino, non è fortissimo ma è carino. Allora, ok, vabbè, il cristallo l'abbiamo già visto. Stacca-attacca dice: se il tuo avversario ha 3 o meno carte premio, i punti salute di questo Pokémon diventano 200. Quindi avere un Pokémon con 200 di vita ha il suo perché, specie perché dà solo un premio, è molto difficile da buttare giù e dà solo un premio. 110, lancia una moneta finché non esce croce, ogni volta che fai testa scarti la prima carta del mazzo del tuo avversario. Se vi piace fare i mazzi che macinano quello avversario, questo stack attacca può essere un'opzione interessante. Il codice. Un po' così, attenzione. Whimsicott, ne parlavamo giusto prima. Whimsicott ha un'abilità che dice: se questo Pokémon subisce danni da un qualsiasi attacco, lancia una moneta. Se esce testa, previeni quei danni. Quindi, anche se sta per essere messo KO, poi il primo attacco al costo di un'energia. Folletto dice: questo attacco infligge 30 danni in più per ogni energia assegnata a questo Pokémon. Quindi 10 più 30 per, capite che con l'energia accelerazione tripla sono già 130 danni. Poi, attacco GX dice: cerca nel tuo mazzo fino a 5 carte e aggiungere le carte che hai in mano. Rimicchia il tuo mazzo, ovviamente.
Pokémon che in Giappone ha avuto i suoi risultati e non vedo perché non dovrebbe averli anche da noi. Il codice della prossima bustina. Tanto io consiglio sempre a tutti di cercare la Lega Pokémon più vicina a casa ed iniziare a giocare, scambiare le carte, conoscere nuova gente, perché Pokémon è una grande e bellissima famiglia, ragazzi. Se non c'è una Lega vicino a casa vostra, ma c'è un negozio, andate dal vostro negoziante e ditegli se magari può essere interessato ad aprire una Lega e attirare ragazzi di tutte le età, perché davvero nella Lega dove siamo soliti giocare noi qua in paese non siamo tantissimi, ma siamo una grande bella famiglia e siamo grandi amici. Siamo a 4 dal termine. Abbiamo trovato relativamente bene, poteva andare decisamente meglio. Speravo, ve lo confido, in un Reshiram Charizard. Ma chi lo sa, mancano ancora 4 bustine, magari. Oh oh, non dovevo vedere quello che ho visto. Un Pokégear in versione Gold. Quindi questo box, ragazzi, si è appena alzato di valore. Sicuramente è una carta che giocherò a Pokégear, quindi... Amuleto Folletto Elettro. Dice, previene tutti i danni inflitti al Pokémon Folletto a cui è assegnata questa carta dagli attacchi dei Pokémon GX e EX Elettro del tuo avversario. Ciò significa che assegniamo questa al nostro Gardevoir e Sylveon e il caro amico Pikachu Zekrom non ci fa più nulla. Il codice per voi. Meltan, ma guardate quanto è tenero Meltan, a me piace tantissimo. Un'altra Nero Pietra, un altro esilio di Giovanni. Tapso, proprio non riesco a farmelo piacere, dovete perdonarmi. Le abbiamo già viste. Il codice. Incineroar, carino ma non troppo. Ultima bustina per trovare il nostro Charizard, anche se guardando i pull che abbiamo ottenuto direi che questa bustina non è delle più fortunate, ma spero di sbagliarmi. Un altro Pokégear. E invece non mi sbagliavo. Quindi quest'ultima bustina ci regala Pokégear. Vediamo insieme quello che è stato un po' il nostro cosa ho trovato in questo box. Direi che tutto sommato male non ci è andata. Abbiamo trovato una Rainbow, abbiamo trovato una Gold. Ok. E quindi posso ritenermi soddisfatto, spero veramente vi sia piaciuto e interessato, spero di non essere stato diciamo troppo pesante, vi chiedo la cortesia di lasciarmi le vostre impressioni nei commenti di questo video, io risponderò a tutti, cercherò di rispondere a tutti nel minor tempo possibile, se mi vedete in giro salutatemi e... Spero che usiate con criterio i codici che vi sto regalando,
quando riscattate i codici, per favore scrivete chi li riscatterà. Il primo a vedere i video tendenzialmente riscatterà i codici e palesati, fatti riconoscere, fatti fare i complimenti per essere stato il più veloce. E cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo sia il primo di molti video. Come vi ho detto, non sono uno di quelli che urla quando trova la GX o esplosioni, cose così. A me piace spiegare il gioco, perché è un gioco bello da vivere, non solo bello perché ci sono i GX. È bello giocarci, è bello far parte di questa comunità. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video di unboxing, che spero sarà il prima possibile. Seguite i miei articoli su Nintendon e commentate anche quelli. Spero vi siano di aiuto, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!